Io credo che nel dibattito politico di tutti i giorni e anche di questa difficilissima situazione in Ucraina sia possibile dividersi e avere idee diverse. Quello che però dobbiamo evitare è che il baccano del dibattito politico italiano, come sempre, strumentalizzi ogni cosa e ci faccia perdere il punto di vista importante sulle cose. Dunque, l'ANPI rappresenta un patrimonio che va oltre il dibattito politico di oggi, che riguarda la memoria, l'antifascismo, la liberazione, la resistenza. Da sempre l'ANPI difende la Costituzione, in tutti gli episodi di coinvolgimento bellico del nostro paese ci ha richiamato l'articolo 11 della Costituzione. Quindi l'importante è che chi critica l'ANPI si ricordi che comunque l'ANPI è un patrimonio importante del nostro paese. Io credo che legittimamente si abbiano posizioni diverse, io l'ho anche detto, insomma, io condivido la linea del Partito Democratico, quindi non per questo devo pensare che l'ANPI debba scomparire dalla faccia della terra o iniziare a considerare l'ANPI un partito politico.